If you were the opposite sex for one whole day, what would you do? So what we're going to get you to do is to roll the dice and we'll see which interview you do. Are you ready? Yes. Good luck. Perfect. Okay, so you have rolled number 5. So number 5 is the lie detector. How do you feel about that? You look a little bit nervous. Yes, but it's better than strip poker. Siamo appena arrivati nella sede della Duca Scopi TV, passando per tipo un parcheggio sotterraneo stralosco, e ho pensato che io quando faccio queste cose qua non mi informo mai su chi mi chiama, chi mi invita, perché una volta che ho i biglietti dell'aereo o del treno parto senza problemi. Prima o poi qualcuno ne approfitta e mi sequestra. Nicolo, you are being questioned by Duca Scopi TV. Now you do not have the right to remain silent and anything you say can be held against you. So we've synced you up to a lie detector, which means you have no way to get away from the questions we're going to ask you. You're feeling quite calm right now. You look quite calm. I look, but I'm not feeling calm. You're not feeling calm. Okay. We'll try and take it easy with you. First of all, can you state your name and your YouTube channel? My name is Nicolò Balini, and my YouTube channel is Human Safari. Okay. Now that looks pretty steady right now. Okay, it's true. But okay. So have you ever used your YouTube channel to help you get a date? Forse sì. Più o meno. A little bit. A little bit. Honest answer there. Okay, so what has been the best day of your career yet? Forse quando sono stato contattato da GoPro. Now you've been to a lot of countries and a lot of cities. So which one was your favorite? Allora, a parte l'Italia, paese che preferisco, il Giappone. E città mia preferita in assoluto per ora Tokyo. Ma me ne mancano ancora tante da visitare. Now you must have been to some nice hotels and some nice aeroplane journeys. Have you ever stolen anything from a hotel room? Yes. Un sacco di volte, sì. I think it's normal. Yes. What's the best thing you've stolen from a hotel room? Praticamente sono andato in un hotel in Marocco con altri colleghi di lavoro e ci hanno portato un piattino pieno di dolci tipici marocchini, spettacolari. E il piattino era ancora meglio dei dolci stessi, quindi quando siamo scesi a cena ci siamo guardati e abbiamo detto ok, li facciamo sparire tutti insieme così nessuno fa domande, perché se ne manca uno si accorgono. Però se mancano tutti magari pensano che non ce li hanno proprio dati e quindi ci siamo portati a casa un piatto che avrà avuto il valore di 2 euro, però era veramente bello e l'ho regalato a mia madre. So far, it looks like you're being very honest. So we're gonna up the ante a little bit more and see if we remain this level of honesty, okay? Okay. You've been to loads of countries and you've probably needed a lot of different visas to access this country. Have you ever been stopped by immigration? Sì, quando sono andato in India la seconda volta, una volta arrivato all'aeroporto di Hyderabad, mi hanno bloccato perché avevo compilato male la scheda e avevo scritto qualcosa del tipo volontariato. In realtà non dovevo scriverlo perché in quel momento scattano dei controlli un po' più pesanti. Però alla fine ho tipo cambiato un po' le cose che avevo scritto, rifatto la fila e sono passato tranquillamente. Do you read your fan mail? Yes. Have you ever read a really nasty comment about you? Ah, yes, sì. Non mi capita molto spesso perché comunque i commenti sotto i miei video generalmente sono al 99% positivi. Ti ho messo in pausa Pornhub per questo video. Nice, me too. Nice, it's a really big compliment, I think. Però ogni tanto mi arrivano dei commenti o proprio scortesi o a volte anche minacce o cose simili. Fai schifo! Ok, questione di gusti. Sometimes, but they still take the time to make a comment, so they can't hate you that much. Thanks for the views. Have you ever commented back?
You have. I've got to give it to you. You're being so honest in this interview. I'm very impressed. Have you ever broken a law when you've been in a country? Yes. What law have you broken? Allora, l'ultima volta penso che sia stato il fare il bagno nudi in Thailandia, che è illegale, cioè non si può fare nudismo. E poi siamo anche entrati nella piscina di un hotel e anche quello era illegale. Cose illegali sì, ma non sbagliate. Something illegal but not wrong. Fate un'esplorazione a Chernobyl. Sì, ce l'ho in mente questa cosa, devo soltanto organizzarmi, soprattutto a livello di tempo, perché comunque è un viaggio abbastanza impegnativo, minimo 10 giorni bisogna stare via. Quindi devo capire bene con chi andare, come farlo in sicurezza, come avere tutte le autorizzazioni necessarie, i soldi e poi si va. It's so on my plan. Yeah, Chernobyl's on the plan. Yes. Is there any other weird places that are on the plan for you to visit? Yes, but I don't want to... You don't want to disclose yes. them. So it's a wait and see, they're guys. Very weird. Which country has had the best night out? Allora, siccome io non bevo e non sono uno da feste, ma mi piacciono le situazioni un pochino trash con gli amici, direi Romania. Romania because I don't drink, but I love to stay with my friends. Nice. And I usually go to Romania. What's the weirdest thing you've ever brought back from a country in your suitcase? Weirdest souvenir? Allora, ho portato a casa un corno di mucca che suona da Gerusalemme, una clavicola umana dall'Egitto, un osso di cammello dagli Emirati Arabi, conchiglie tipo dalle Seychelles e dalle Maldive anche se non si potrebbe, conchiglie dall'Egitto anche se non si potrebbe, sabbia, cose... a lot of stuff. If you could date one celebrity, who would it be? Your celebrity, beauty icon, your crush. I have to check my Instagram feed. And see who you're following. Who's the weirdest person that you follow on Instagram? Penso Dario fashion blogger, it's an old man pretending to be a fashion blogger in Italy. It's very weird. Italians are really well dressed though, so I imagine he still looks... Not him. Not him? Okay. If you were the opposite sex for one whole day, what would you do? That says it all, and look how calm you've remained it. So, human safari, this has been the most honest lie detector test. It has stayed the same. This has been fantastic. But you have been really honest with your answers. Yes. So thank you so much. You've passed the test. It's a pleasure. Welcome to Dugascopy TV. Thank you. Ok, si è appena conclusa la prima parte dell'intervista e sono rimasti tutti un pochino sconvolti perché ho risposto onestamente al 100% delle domande. Sono il primo, a quanto pare. Quindi o dico sempre la verità oppure sono molto bravo a mentire.